Benvenuti o bentornati su Solo Horror. Prima di iniziare vorrei scusarmi per la breve assenza dal canale, ma come sicuramente molti di voi sapranno, abbiamo avuto dei problemi con la pagina Instagram che hanno rallentato i lavori anche qui su YouTube. Sperando di aver risolto, rieccoci qua. Oggi, come abbiamo fatto altre volte, andremo a vedere dei video spaventosi o inspiegabili che provengono dal web. Ora mettetevi comodi, spegnete tutte le luci e iniziamo. Il primo filmato è stato girato da uno youtuber indonesiano che realizza video di esplorazione urbana e caccia ai fantasmi. Uno dei luoghi più spaventosi che ha visitato è proprio questo enorme ospedale abbandonato a Depok City, che ha chiuso i battenti dopo che alcune cose sono andate storte. Tanggalnya, gue pengen lihat nih tanggalannya. Ini tanggalan tuh hari tuh 23 November 2019. Iya, belum lama rumah sakit ini terbengkalai. Astagfirullah. Oke. Assalamualaikum. Depannya tuh masih lampu masih nyala, men. Prima di essere chiuso, l'ospedale ha ospitato una suora di nome Nancy, che purtroppo è morta in terapia intensiva. Ora si crede che il suo spirito infesti la struttura, e questo video sembra riprendere attività paranormali più di una volta. Innanzitutto riprende più volte delle luci strane, ma niente di preoccupante, dato che potrebbe semplicemente trattarsi di qualche oggetto che riflette la luce della sua videocamera. Le cose si fanno più spaventose quando il ragazzo decide di recarsi nel reparto di terapia intensiva, ovvero il luogo della morte di sorella Nancy. Tadi gue mendengar suatu dari arah sini. Suster Nancy. Lascia il reparto sentendosi estremamente a disagio, ma decide comunque di fare un ultimo giro nella struttura. Wow, keren, sumpah ini keren. Assalamualaikum. Gue ngedenger tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A questo punto sembra quasi che un'entità sconosciuta sia infastidita dalla presenza dello youtuber. Che sia proprio sorella Nancy. Non è stata registrata nessuna prova inconfutabile della presenza di un'entità, dato che tutti gli eventi ricollegabili ad essa sono spiegabili. Ma in ogni caso, complimenti al ragazzo per il coraggio. Addentrarsi in una struttura del genere tutti soli non è certo da tutti. Lisa, la proprietaria del canale YouTube Our Haunted House, ha caricato svariati video registrati dalle sue videocamere di sicurezza. Il 12 dicembre 2020, Lisa si trova in cucina. Guardate cosa succede. La ragazza ha dichiarato di aver sentito come la presenza di qualcuno prima di avvertire un leggero solletico alla testa. Dopo aver visto il video, Lisa pensa di sapere chi è stato a sollevarle i capelli. 2 settimane prima, il 29 novembre, continuava a ricevere avvisi di rilevamento di movimento nel suo cellulare. Essi provenivano dalla videocamera di sicurezza installata in camera sua, che ha registrato una strana ombra. Il video sembra riprendere una persona fuori da casa sua, ma la sua videocamera installata all'esterno dell'edificio non ha ripreso nessuno. Ovviamente potrebbe sembrare una messa in scena, ma un piccolo dettaglio mi fa pensare che non sia così. Guardate come l'ombra svanisce. Pare che si sollevi in aria e voli via. Una persona non potrebbe di certo replicare un movimento del genere, ma non è finita qui. L'8 gennaio 2021 la misteriosa ombra viene ripresa nuovamente, ma questa volta in garage. Per qualche frazione di secondo sembra quasi che la figura abbia degli occhi. Non posso dire con certezza se i video siano genuini o meno, quindi fatemi sapere cosa ne pensate voi.
La casa di Borgvattnet, costruita nel 1876 in Svezia, è considerata uno dei luoghi più infestati al mondo. Graffi, urla e strani rumori provengono dalle sue mura, ma anche uomini ombra e oggetti che si muovono da soli. Le prime testimonianze di attività paranormale risalgono al 1927 e sono continuate a partire da allora. Dima Maslenikov vuole documentare queste attività, quindi nel gennaio 2020 si reca sul luogo. Poco dopo il suo arrivo iniziano ad accadere cose a dir poco strane ed inquietanti. Si sente bussare per due volte. Il rumore proviene da questa porta. Più tardi trovo una vecchia sedia a dondolo che si dice sia al centro di un sacco di attività paranormali. Il giovane scatta una foto con la sua Polaroid e si accorge della presenza di un'ombra scura. Pensando si trattasse di un gioco di luci, prova a ricreare le condizioni ideali e scatta svariate altre foto, ma in nessuna di queste riappare la stessa ombra. Lo youtuber si fa coraggio e va ad esplorare il secondo piano dell'abitazione. Subito nota il lampadario oscillare da solo. Successivamente il ragazzo si sente spingere da qualcosa di invisibile. Ma non è tutto. Si può notare un divano che blocca una porta, come se qualcuno avesse provato a tenere qualcosa lì dentro e non volesse farla uscire. Lo youtuber però sposta il divano ed entra nella stanza. Sembra una sorta di piccolo attico in cui è presente un tavolino. Qualsiasi cosa stessero provando a tenere rinchiusa lì è già riuscita ad uscire. Ciò che vediamo nel video è difficile da credere, ma i filmati non sembrano in alcun modo ritoccati, almeno secondo me. Quindi anche questa volta vorrei conoscere la vostra opinione a riguardo. Dominic Marquez del New Mexico ha pubblicato su YouTube il video registrato dalla sua videocamera a circuito chiuso. Si può vedere che qualcuno sta camminando in strada, ma non sembra una persona normale. La luce con sensore di movimento della casa che viene inquadrata si accende al passaggio di quell'entità. Non sono sicuro del fatto che sia un malfunzionamento della videocamera, dato che se lo fosse stato, lo stesso effetto sarebbe dovuto avvenire anche sull'auto che passa alla sinistra, ma invece quest'ultima viene ripresa normalmente. Fatemi ovviamente sapere anche la vostra opinione. Lo youtuber Steve Ronin sta esplorando una città abbandonata vicino ad un lago in Cina. Questo luogo ha una storia piuttosto oscura. Infatti, si possono ancora trovare un'arena in cui i cani erano costretti a fare cose orribili e ci sono state molte morti in strane circostanze. Da allora è stata abbandonata ed è ora considerata una città fantasma in cui è presente energia paranormale. Durante tutta l'esplorazione di Steve si avverte un'atmosfera piuttosto inquietante, ma c'è una parte del video in particolare che ha attirato la mia attenzione. Steve entra in una stanza e si ritrova davanti ad un grande specchio. La cosa strana è che quello specchio non mostra il suo riflesso. See with this? What the hell? Even this mirror over here. You can see the reflection of the door. And my flashlight. But you can't even see me. What the fuck? This is freaking me out. Come potete vedere, lo specchio riflette soltanto la luce del ragazzo e la stanza in cui si trova, ma sembra non riflettere alcuna sua immagine. Lo trovo parecchio strano, ma forse è spiegabile in qualche modo che io non conosco. Quindi, se riuscite a trovare una spiegazione logica, fatemelo sapere. Ad ogni modo, c'è un altro pezzo che non riesco a capire in questo video.
In questo esatto momento, Steve afferma di aver catturato un demone in video. Non so voi, ma io non riesco a vedere nulla. Bene, questi erano 5 video relativamente nuovi che volevo analizzare e condividere con voi. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento al prossimo spaventoso video.